Tutto. Bentornati sul canale. Oggi, dopo due settimane, 3x2000, a Campo Felice con neve, margherite. Incredibilmente, da tutto bianco, siamo tornati a una giornata autunnale. Partiamo dalla miniera di bauxite a 1640 e prendiamo il sentiero 1C che porta verso il rifugio Sebastiani, ma poi nel mentre prenderemo sulla destra il Monte Puzzillo, poi dovremmo fare il Morretano se non sbaglio e infine costone occidentale e orientale per scendere giù al Sebastiani. Quindi giornata bella, si sta molto bene, abbiamo parcheggiato la macchina qui vicino alla miniera di bauxite, siamo venuti con la Jeep. Qui solo in Jeep, non avventuratevi con macchine normali e si vede di qualcosa. No, oggi me il culo nessuno. Come stai a fare così? No, là c'è stata gente che sta camminando. Ah, ok, quindi può darsi che quello. Quello è uno dei sentieri, sì. È uno dei sentieri che porta verso la Faggeta o verso questo monte qui che di cui non sappiamo il nome. Comunque, oggi con noi, già presentato, il grande zio. Giornalaccia. Comunque, non venite qui senza Jeep e sta venendo adesso una macchina. Ma una Panda, le Pande vanno dappertutto. Ma non è una 4x4. Quindi, allora, se non avete una Jeep, ma avete una Panda, potete venire comunque qui. Abbiamo detto una cazzata. Una? Però è brutta la strada. E poi, anche oggi, è tornata la maga della foto col naso, Gaia. Buongiorno, buongiorno. È estremamente freddo, non credo perché. Io? Fai così. Mm. Oggi pagavo. E niente ragazzi, quindi partiamo, buona visione. Vabbè, però quando adesso dalla piana di Puzzillo saliamo su per questo che dovrebbe essere il Monte Puzzillo, poi andiamo per il Morretano e infine costone occidentale e costone orientale. Vediamo. La via si dichiara e ci dice che facciamo questa piana e poi questa bella vettata per salire su alla prima vetta di giornata. Sei qua? Questa arriva perché voglio fare questa vettata, fammi venire i crampi e buttarmene sotto. Quindi. E di là non lo so. Venivamo da valle. Sì. Siamo saliti adesso. La strada ci porta a girare questa vettata, quindi così e poi dietro. Quindi oggi la giornata è. C'è ragione. Oggi la giornata è tranquilla, quindi direi di mantenerla tranquilla. No, ancora non c'ho crampi, quindi facciamo questa facile. Vero Gaia? Sì. Hai visto anche crucetto la Gaia? Ho fatto le foto. Oggi usa pure il dito e non il naso. Velocemente siamo vicini alla prima vetta di giornata. Eccola. Scopriremo se Monte Puzzillo o Morretano. Come al solito qua non si studia e quindi all'avventura è sempre incognita. Prima vetta di giornata, ci avevo indovinato. Morretano 2098. Il ricordo di Giuseppe Primerano, che
ci ha fatto conoscere amare la montagna e trasmesso la passione del camminare verso l'alto. Saluto agli amici di Sagar Trek che hanno fatto questa bella targa per Primerano. Adesso da qui scendiamo giù e facciamo cresta fino a su al Monte Puzzillo, dopodiché su all'occidentale e poi costone orientale. Dall'altra parte, settimana scorsa eravamo lì alla cimata di Puzzillo e dietro abbiamo fatto la cimata di Pezza e cimata di Pezza Est. Settimana ancora prima invece eravamo dietro a Punta Trento e da qui si vede addirittura il rifugio del Monte Magnola, il Panay Magrini. Ripartiamo e si comincia il scendi, sali, scendi. Cima del passo, cima nord del passo del Puzzillo. Secondo 2000 di giornata per lo zio. Oh, cambiato proprio il panorama. Settimana scorsa neve, vento, oggi caldo e autunno di nuovo. Proprio la neve, proprio. Bello. Ripartiti dalla cima nord del Puzzillo, del passo del Puzzillo. E adesso di nuovo in cresta per andare su al costone occidentale. Questa forse è la parte più difficile di questo hiking, ma sembra che comunque non ci faccia passare in cresta, ma ci fa tagliare così e poi ce la fa prendere così da dietro. Attaccato alla salita per il costone. Il costone si va su così, diretti, non si gira. Corno grande, tutto massiccio del gran sasso col prena, camicia, dall'altra parte invece il vettore, e che spettacolo! Stava nessuno quel giorno. Siamo venuti su dritti e non abbiamo visto la vetta, non abbiamo visto il costone occidentale, la vetta, siamo passati proprio dritti, lunghi, nel mentre oggi presi dalla camminata veloce non mi ero neanche reso conto che lì
c'è il lago della Duchessa, e quindi questo è il Muro Lungo e questo è il Morrone. Ragazzi, bisogna sempre guardare con attenzione, se no si perdono le cose. Che devi fare? Ripartiti, ultima vetta, costone orientale. Abbiamo attraversato cresta cresta. C'è gamba oggi ragazzi. Oggi si poteva arrivare pure sul velino. Grande zio pure che pensava di non farcela invece. Un passo dopo l'altro. Piano piano, non ha abbandonato. E adesso iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, forza raga, lo sta a fare solo Natale per voi. il panettone lo vincete. Sta a fare solo per voi, non lo voleva fare oggi. Ma se vi iscrivete al canale oggi ha fatto 4 per 2000 ragazzi, 4 per 2000. Chissà quanti. Tu hai detto 9,50, però sali e scendi, non so, vedete se ti cade. No, totale sono 950 metri. Davvero? Sì. E ci siamo. Ultimo 2000 di giornata. Il costone orientale. Bella panoramica a 360 gradi, partendo qui dal Vettore, poi abbiamo il Corvo, pizzo intermezzo di Cefalone, Gran Sasso, Corno Grande, poi abbiamo inizio del Centenario col Prena, al Camicia, e giriamo tutto di qua, e lì giù abbiamo dove sono le nuvole, Mamma Maiella, poi c'è tutto il Sirente. E dietro di qua invece il Panei Magrini, giù in fondo col Magnola. Qui abbiamo Capo di Pezza, Punta Trento e Punta Trieste. Dopodiché qua sotto il Sebastiani e qui Cimata di Puzzillo, Cimata di Pezza e Cimata di Pezza Est. E da quest'altro lato invece Sua Maestà, il Velino, e qui il Muro Lungo e dietro il Morrone, qui tutta la cresta del costone occidentale. Stiamo almeno uno. Le abbiamo fatte tutte ragazzi. Il grande zio che sistema il sasso in vetta, e oggi tocca il suo quarto 2000 di giornata. Sei arrivato secondo. Ho fatto Montamaro. Mamma mia. Stranamente oggi i maschietti lasciano dietro le ragazze. Oggi ho viaggiato, dai. E arrivano invece con calma. Ho viaggiato. E niente ragazzi, che spettacolo.
è una bella giornata. Adesso ce ne andiamo giù al Sebastiani, facciamo una merendina e poi tutti a casa. Doppiate proprio, stiamo niente. Stiamo raccontando la vita. Oggi i maschietti hanno dato la susta. Finito? Finito. Già? Meno 2,71. Vabbè, famo pure quella, no? No, è un muro lungo. Siamo qua. E giù verso il Sebastiani. Thank you.